il nostro obiettivo è chiaramente la multiculturalità e non c'è niente di più bello che farlo in modo pacifico. Loro hanno distrutto e rifatto il Cyrano de Bergerac. E devo dire la verità, questo non è solo un lavoro di insegnanti, di scrivere, di collegare, di parlare in diverse lingue e così via, ma è anche un lavoro molto molto creativo per i nostri studenti. Dovete andare via, perché tu non sei andato, presto dovete andare via, tu lo sai che sta là, perché lei viene da lì, presto dovete andare via. Perché? Perché è potente, mi ama, potrebbe farvi male, presto andate via. Mia, sono quando arriva Madame. Caro, vi aspettavo, mica l'ho visto. E il progetto, quindi tutti i ragazzi si sono incontrati a Reunion, dove siamo stati per quasi 3 settimane, dove si sono conosciuti per la prima volta tutti questi ragazzi e dove sono i nostri colleghi italo-francesi registi sono stati abilissimi a far amalgamare, a far diventare quelli che erano pezzi di paese, a farli, ad amalgamarli e a costruire un unico progetto che abbiamo fatto a Reunion. Dopodiché si è creata la compagnia. La compagnia si è creata e ora, come una compagnia teatrale, va in tournée. E quindi il primo passo è quello di venire, dopo le riunioni, di venire nell'altra isola del progetto, cioè Ischia, e come avete visto stanno provando. I ragazzi in parte sono gli stessi, ma non solo, ci sono anche dei nuovi, quindi si devono ritrovare e attenzione, come a Reunion hanno dovuto recitare in francese, i nostri non sapevano il francese, qui devono recitare in italiano e poi devono andare in Germania e recitare in tedesco. Alcuni dei nostri studenti fanno tedesco, quindi diciamo è meno difficoltoso, però non mi chiedete, non lo so come faranno in ungherese, perché è veramente molto difficile. Però lo vedrete poi dallo spettacolo, i ragazzi reciteranno soprattutto nella lingua del posto, ma reciteranno anche nelle loro lingue. And also I want to say, you know, when you go in another country or if you go anywhere, you don't have people around you, and when I look around, I just see faces and just even like one, I like everybody of these people here. So if you go to another country, so you ever will know, you look forward to see people like these. Every time I know, okay, now I go to Ischia, I will see everybody again, and I really enjoy it. Differenze linguistiche che ci sono, è
quasi impossibile fare quello che loro hanno fatto, ma non lo dico perché per fare una sviolinata, lo dico perché eravamo noi sorpresi per primo e ci siamo ritrovati veramente a parlare di questo, a dire che non ci saremmo mai aspettati che tecnicamente potessero raggiungere un tale livello di intesa e di energia. Era proprio una cosa che, infatti, gli spettacoli che sono stati presentati alla riunione hanno visto un pubblico commosso e in piedi alla fine dello spettacolo, si sono alzati, non lo fanno sempre in Francia, per esperienza. E quindi la gente era in piedi, ma quando si alzano in piedi non è perché è bello il progetto, è perché è bello lo spettacolo. Quindi direi che loro sono riusciti a capire che attraverso una storia, attraverso dei sentimenti condivisi, potevano raggiungere il pubblico e potevano vivere un'esperienza e far vivere un'esperienza agli altri e quindi condividere, e hanno trovato il piacere di condividere e di dare agli altri, perché hanno capito che quando andavano ricevevano in cambio questo piacere, questa gratificazione, queste lacrime, questa gente in piedi, questi applausi. Quindi è stato veramente straordinario, e adesso faremo di tutto perché continui fino alla fine.